Ci troviamo in territorio di Valdobbiadene, provincia di Treviso, in particolare a casa di Andreola, azienda agricola Andreola Orsola, un'azienda che abbiamo già conosciuto a Merano, ma che oggi ritroviamo con importanti novità. Parliamo innanzitutto di un cambio di immagine, ovvero di una evoluzione. Andreola si presenta oggi con un nuovo marchio. Prosecco in Valdobbiadene è il messaggio principale. E quello che chiediamo a Stefano Pola, titolare dell'azienda, è il perché di questo ingentilimento, direi, dell'immagine aziendale, quasi verso un simbolismo più astratto di quella che prima era una rosa rossa. Perché comunque abbiamo voluto dare un'evoluzione importante al nostro marchio, innovativo e soprattutto in un programma futuro più interessante, più incisivo, insomma, ecco, questo è sostanzialmente le idee che abbiamo sviluppato, le cose che ci siamo prefissi. Tutto qua, direi, per dare, non lo so, essenzialmente una spinta all'immagine già precedente e uno svecchiamento naturale, credo, insomma, ecco, visto gli anni che andiamo avanti. Tutto. Ecco, parliamo degli anni, perché sono 20 anni quelli che hanno visto questa rosa rossa simboleggiare Andreola. Che cosa significa emotivamente per un'azienda di famiglia un passaggio di questo genere? Qui non si parla solo di immagine. Sì, il marchio è stato presente in pratica insieme al nostro nome per tanti anni, continuerà ad esserlo, perché comunque, anche se è semplificato e stilizzato, è sempre una rosa. E diciamo che è stata una prova di carattere, tutto sommato, perché comunque non è facile vedere il tuo marchio riproposto in un'altra dimensione, in altri modi, insomma, ecco. Ci è costato, diciamo, un po' di tempo per riuscire a realizzare questo marchio, nel senso della novità, di vederlo, diciamo, che faccia parte di noi, insomma, ecco, che di condividerlo, di riuscire a ragionare, a vedere le cose con questa nuova immagine. Però vedo che sia noi che la clientela, tutto sommato, ne è rimasta entusiasta. Riprendo un'espressione tua che mi è piaciuta molto in questo momento, una prova di carattere. Di carattere è anche il vostro prosecco e il vostro territorio, Valdobbiadene, sul quale state puntando in assoluto. Avete anche lanciato una vera e propria campagna di comunicazione, siamo tutti e tre spillettati, sì. Io, Paolo, che state proponendo, accompagnata da un messaggio, direi, molto chiaro. Prosecco, la risposta, Valdobbiadene. Assolutamente sì, perché Andrea, scusami se ti ho bloccato, perché comunque dare una risposta secca, cioè a tutte queste voci che ci sono adesso sull'allargamento della DOC, volevamo far capire semplicemente il nome Valdobbiadene, unire il nome Valdobbiadene al Prosecco. Perché? Perché comunque Valdobbiadene è la zona storica, la zona tipica dove si è sempre prodotto il Prosecco, e vogliamo che sia così, insomma, che sia mantenuta la sua riconoscibilità. Tutto qua il messaggio, molto semplice ma diretto, e secondo me è incisivo. Semplice ma efficace. Paolo, cosa ne pensi di questa scelta e del territorio che qui abbiamo rappresentato alle nostre spalle? Beh, basterebbe guardare questa fotografia per capire che Valdobbiadene può essere solo Valdobbiadene. Queste sono le colline da Col San Martino, Faradiso Ligo, e dietro Valdobbiadene, Guia, Fol, che sono i veri cru del Prosecco. Cioè, questo è l'Olimpo del Prosecco. Per l'amor di Dio, non è che la posizione faccia il vino, è il lavoro, è la perseveranza, è l'evoluzione, il migliorare ogni anno la qualità e soprattutto le idee chiare su cosa si vuole ottenere. Questo fa un grande vino. Non è che nasca solo perché c'è Valdobbiadene, perché se abbandoni un grappolo d'uva lì vicino, marcisce, ciao. Cioè, non è così semplice. Sicuramente questa zona ha non una marcia, ma 5 marce in più delle altre zone. Adesso non vorrei pendere che quelli di altre zone mi odino, però effettivamente, se sai portare al meglio quello che ti dà questa zona, hai il meglio in assoluto del Prosecco. Poi in questo momento Stefano, secondo me, ha anche un po' provocato sul discorso, sul termine Valdobbiadene. Siamo un po' in mezzo ad una tempesta in cui non si capisce bene quel che potrebbe diventare il Prosecco, cioè l'eccesso di difesa
del marchio e dell'identità, e rischia con quell'allargamento su 9 province e 2 regioni di perdere un po' l'identità, cioè quel che si vuole preservare per un eccesso di difesa viene un po' messo a rischio. E soprattutto la zona di Valdobbiadene, che è il riferimento, rischia di diventare una minoranza, lapsus proprio freudiano, una minoranza che potrebbe perdere anche del potere decisionale, mentre è da qui che si deve partire, e gli altri devono stare ad un livello in miglioramento, diciamo, in attesa. Stefano, Paolo, diteci qualche cosa di questo vino che stiamo degustando in questo momento. Direi che questa è l'espressione massima del Prosecco di Valdobbiadene, quello coltivato in zona Cartizze. Infatti questo Prosecco di Valdobbiadene è denominato appunto superiore di Cartizze. Zona di Cartizze è la zona riconosciuta di eccellenza all'interno del comprensorio di Valdobbiadene e Conegliano, che è un fazzolettino di terra all'interno di questo territorio e rappresenta in tutto 107 ettari, dove cresce e dove si sviluppa la migliore espressione appunto del Prosecco, dove l'uva assume i caratteri migliori, la finezza, la complessità, la struttura più importante per il Prosecco, per l'espressione appunto dell'uva Prosecco. E profumi se vuoi di glicine, di fiori di sambuco, di fiori bianchi di acacia, insieme al naso ad un profumo abbastanza minerale che ti fa capire anche la complessità dell'uva, nonostante sia uno spumante in cui è molto più difficile trovare la complessità che non in un vino fermo. Questa è anche un po' una sfida, sembrano vini più facili, più giocherelloni tra virgolette, ma quando incominci a sentire quei descrittori dei grandi vini, tipo il minerale, la mineralità e tutta quella gamma di fiori bianchi che lo arricchisce, siamo veramente ad alti livelli. Anche in bocca c'è una dolcezza, questo è un dry se non sbaglio, è un dry, quindi una versione meno secca dell'extra dry e dei brut, è una versione molto gentile, molto ricca, molto complessa. Non è un vino molto facile, nonostante sia tende al dolce, ecco, è una complessità da grande vino. Grazie Paolo, grazie Stefano. Io vorrei salutarvi con un brevissimo messaggio ripreso da questa campagna. Se credete che fare qualcosa per un mondo migliore sia possibile, allora siamo con Andreola, perché parliamo di un prosecco ottenuto dalle viti naturalmente più vocate a questo vino, quelle di Valdobbiadene.